Ciao a tutti, siamo qui nelle interviste LinkedIn con Alessia Camera. Ciao Alessia. Ciao. Growth Hacker e Head of Digital, tante parole inglesi per dire che è un'esperta di processi, ma adesso ce lo spiegherà bene lei. È anche autrice di un libro, questo libro qui, Startup Marketing, molto bello, molto facile da leggere anche per chi non è del settore, lo consiglio, l'ho capito anche io, questo è molto importante. E niente, la prima domanda ovviamente è: raccontaci la tua storia imprenditoriale, raccontaci come hai fatto a raggiungere questo risultato. Sì, certo, sono a Londra da circa 6 anni dove lavoro per le start-up e mi occupo di strategie di marketing digitale e growth hacking. E diciamo da quando ho cominciato a lavorare con le start-up 6 anni fa, nessuno sapeva che cosa significasse fare growth hacking o la parola growth hacking in sé, però tutti sapevano che cosa significava lavorare per le start-up e quindi sapevano cosa significasse avere poco budget, dover avere risultati in poco tempo e legati a KPI aziendali. E questo essenzialmente poi è quello che è stato teorizzato con il growth hacking solamente qualche anno dopo. Nel frattempo, oltre alle startup, ho lavorato per PlayStation, ho seguito il lancio di PS4 e la beta di PlayStation VR per circa 2 anni, per poi tornare al mondo delle startup come impiegata, però adesso anche come consulente freelance, in modo da poter gestire necessità e obiettivi di startup. Eccola! È Eccomi. Comunque io vi vedevo, non so che cosa fosse successo. bello della diretta, è così. Ho anticipato un pochino, avrei visto i tre pilastri, le regole d'oro, ripetibilità, profittabilità, scalabilità, per introdurre comunque l'argomento del growth hacking. Ci stavi dicendo che hai anche un progetto legato alle donne? Sì, esatto, siccome siamo in pochissime donne che lavorano in tech e molto spesso sono trovata a essere l'unica donna in team con sviluppatori che lavoravano in remoto, designer e founder, e anche di donne che hanno scritto libri sul growth hacking, essenzialmente sono quasi l'unica in tutto il mondo, e credo fortemente abbiamo bisogno di più donne che lavorano con le startup nel tech e nei dati. E quindi ho questo progetto che si chiama What's Next Talk per portare donne che hanno esperienze importanti nel tech come esempi e modelli di ruolo per tutte le altre, per far capire insomma che possiamo fare tutto quello che vogliamo. E non c'è, e tutto il resto si tratta solo di stereotipo. Certo, assolutamente. E, quindi faccio un piccolo cappello sul growth hacking, come gli imprenditori possono applicarlo ai loro progetti. Tu prima della diretta mi parlavi delle tante start-up, no, che nascono con magari, no, dei grandi desideri, dei grandi sogni, poi si scontrano magari anche con dei processi che sono ben definiti, no? E che spesso vengono dimenticati. In questo caso tu cosa fai? Come aiuti o diciamo lo startup o l'imprenditore? Sì, esatto. Allora, diciamo che se si parla di startup o di imprenditori, bisogna fare due discorsi diversi. Essenzialmente perché di startup, le startup nascono con l'idea di sviluppare un'idea, un prodotto, un progetto, che però nella maggior parte dei casi non hanno la più pallida idea di chi sia poi chi lo usa o chi lo acquista. E quindi il fatto, quello che, per il quale insomma, diciamo, nasce poi il growth hacking è quello di dire prima di metterti a lavorare anni o mesi sullo sviluppo di un'idea, prova a capire prima possibile se i tuoi utenti di riferimento potrebbero utilizzare, essere interessati a questi prodotti. E quindi questo è un discorso. Poi, dal punto di vista applicativo, come si applica il growth hacking, è un'applicazione che può essere interessante un po' per tutti, anche per gli imprenditori, perché essenzialmente va a scardinare l'idea di dover utilizzare dei canali che tutti, solo perché tutti quanti li utilizzano, vedi per esempio Facebook, vedi per esempio Google AdWords, cioè di strategie delle quali tutti quanti, insomma, sappiamo che è strategie che tutti quanti possiamo utilizzare, per pensare a qual è l'obiettivo per il quale utilizzare queste strategie, quali sono i dati, come analizzare questi dati, che cosa ci portano a, che cosa ci fanno capire questi dati e capire essenzialmente poi l'impatto vero sul business, no? Quindi queste strategie, questi canali, che cosa mi hanno portato in realtà all'azienda
e se lo facessi di nuovo, che cosa farei di diverso rispetto alla prima volta? Quindi è un processo di ottimizzazione continua che va a lavorare su nuovi canali, nuove strategie per avere in mano un set di dati che ti va a far verificare che poi effettivamente quello che hai fatto ti ha portato dei risultati concreti, non è solamente buttato dei soldi per avere followers o per avere un brand. Un annoso problema, lo definirei questo, tra social media manager e aziende. Un passaggio molto importante, cioè almeno che ha colpito me del tuo libro, è quando hai scritto dell'utente tipo. In questo caso tu dici: è importante ricordare che queste organizzazioni, grandi o piccole che siano, sono costituite da persone. Il concetto di persone dietro al business, che è il concetto, credo, fondamentale di LinkedIn, dove le persone lo utilizzano per accaparrarsi in qualche modo i clienti quasi a freddo e invece non curano le relazioni. Quanto è importante pensare, strutturare un progetto pensando alle persone che lo che fruiranno del servizio o del prodotto? Ma è essenziale, perché gli utenti, poi i clienti, comunque le persone che utilizzeranno, acquisteranno il prodotto, sono quelle che fanno la differenza. E quindi quanto più tu riesci a creare una relazione, un coinvolgimento continuo nel tempo e veramente che sia un learning continuo anche lì, che va veramente a lavorare su dei livelli, diversi livelli di utilizzo, di funzionalità, eccetera, quanto più questa relazione verrà sviluppata nel tempo e crescerà nel tempo, e quanto più tu sarai sicuro di avere un vantaggio competitivo solo perché sei importante o comunque i tuoi utenti di riferimento ti ritengono importante. Ok, brevemente, come stai utilizzando LinkedIn? Che risultati ti ha dato? Io ho sempre utilizzato tantissimo LinkedIn perché era una piattaforma che mi è sempre piaciuta tanto, proprio per riuscire a imparare da chi ne sapeva più di me quando all'inizio della mia carriera, diciamo. E ultimamente ho sempre continuato a utilizzarla, diciamo saranno almeno 7-8 anni che continuo a utilizzarla. E nell'ultimo anno e mezzo lavorare bene su LinkedIn, con le connessioni, con il network, con i contenuti, mi ha permesso di non cercare mai un cliente. Io da un anno e mezzo che essenzialmente non faccio nulla e mi arrivano tutte le persone potenzialmente interessate a lavorare con me. Però diciamo, è interessante capire come strutturi un po' anche la comunicazione, cioè fai rete, cosa fai per creare i movimenti? Allora, essenzialmente lo uso tanto per fare rete, quindi per capire quante persone fanno un lavoro simile a me o che comunque per il quale possiamo trovare un valore per lavorare assieme su dei progetti, ma anche banalmente solo su uno scambio di idee. E poi pubblico dei contenuti che sono sia a firma mia, sia a contenuti che trovo rilevanti in rete per far capire quali sono i miei punti di vista. E poi anche il fatto di coinvolgere anche la mia rete in modo continuo, comunque mandando messaggi personali, chiedendo pareri e anche commentando varie cose, vari contenuti che trovo importanti, insomma, nel mio time feed. Bene, ok, io ti ringrazio e ringrazio anche tutte le persone che ci stanno vedendo, che vedranno questo video su YouTube, su LinkedIn, oltre che in diretta su Facebook, sulla fanpage LinkedIn Formula. Ringrazio ancora Alessia, ti saluto, buona giornata. Grazie a tutti e se avete domande, qualsiasi cosa, vi invito anche a leggere il mio libro, perché lì ci ho messo essenzialmente tutto quello che so, quindi... spero vi sia utile, grazie mille a Vale per questa intervista, ci vediamo presto. Ciao a tutti, alla prossima intervista. Ciao.